E qui adesso comincia, con la forza che mi viene da Cristo, potrebbe dirgli, ti ordino di far così, come apostolo. E infatti lo dice, potrei facilmente ordinarti di compiere quello che devi fare. Quindi ricorda, non sto parlando di un optional, sto parlando di qualcosa che per te è essenziale. Se riesci a farlo, non fai che il tuo dovere, non qualcosa in più. Anche a pensarci bene, e fa incapunare la pelle, a pensarci bene, perché lui sa bene cosa ha in testa di dirgli, l'altro non lo sa ancora, può intuirlo forse, anche perché chi è che gli recapiterà la lettera? Onesimo, e quindi se ha davanti lo schiavo fuggitivo, un legame lo intravede, lo percepisce però. Tuttavia preferisco rivolgerti una domanda in nome dell'amore, preferisco che tu lo faccia spontaneamente, perché sei disposto a fidarti. E infatti sappiamo che la fiducia è la base dell'amore, dove non c'è fiducia è facile o difficile voler bene? Impossibile, vabbè, sul piano umano. Così come sono io, Paolo, vecchio. Notate, sarà sui 50 anni, 50 signe. Ai tempi era abbastanza vecchietto. Vecchio, e ora anche prigioniero a causa di Gesù Cristo, ti chiedo un favore per Onesimo. Ti chiedo un favore. Lo sai, un piacere, no? Cosa ti costa? Un piccolo piacerino. Qui in prigione egli è divenuto figlio per me. Perché avendo accettato di credere all'annuncio del Vangelo, avendo accettato il battesimo, essendosi messo a servizio dell'Apostolo, essendo disposto a continuare a servirlo anche dopo che è stato liberato, dice, davvero, si è creato un rapporto quasi da padre a figlio tra me e lui. È quell'Onesimo che un tempo non ti è servito a nulla, ora invece può essere molto utile sia a te che a me. Non ti è servito a nulla perché? Perché l'hai scappato. Ma notate, qui in nota si dice che il nome di questo schiavo, Onesimo, in greco vuol dire utile. Normalmente per dire utile è un'altra parola che viene utilizzata in greco, però Onesimo per sé vuol dire anche utile. Quindi Paolo sta giocando sulle parole, proprio sull'equivoco delle parole. È quell'utile che ti è stato inutile. Però con me adesso può diventare utile di nuovo. Può essere utile per me e anche per te. Con questo utile e inutile possiamo prendere due piccioni con una fava. Essere contenti in due. Contento tu e contento io. Egli è come una parte di me stesso. Io te lo rimando. Sarei stato contento di poterlo tenere con me, ora che sono in prigione per aver annunciato. Oh, la terza volta che lo dice, Sottolinea davvero questo. Guarda che a me sto pagando caro il mio essere apostolo di Gesù Cristo. Tu che sei discepolo di Gesù Cristo, cosa stai facendo di bello? Dai, dai, muoviti, dai una mossa, vero, né? Non sederti, non sentirti arrivato. Avrebbe potuto aiutarmi al tuo posto, ma non voglio obbligarti a questo favore. Preferisco che tu agisca spontaneamente. Gli ripete la stessa cosa, anche qui la terza volta. Perciò ho deciso di non fare nulla senza che tu sia d'accordo. Aspetto la tua risposta, che mi dica, tienilo pure a tuo servizio, lo libero dal dovere di servire me perché lo metto a servizio tuo. Oh, l'escamotage c'era, né? Era dichiararlo liberto. Questa era la cosa che succedeva spesso. Quando un padrone di uno schiavo era molto contento di lui e voleva ringraziarlo per qualche servizio particolare che gli aveva reso, poteva liberarlo, dichiararlo liberto, e quello poteva continuare a vivere in casa, ma da libero però, non più da schiavo. Quindi magari con una paga. Quindi forse quello che Paolo spera è che Filemone approfitti dell'occasione per mettere a posto la situazione anche sul piano legale. Perché se arriva all'autorità la notizia che Onesimo è scappato di casa e Filemone non l'ha denunciato, va nei guai Filemone. E non parliamo poi di Onesimo, se lo beccano. Per cui risolvi anche il problema della sistemazione di questo schiavo che ti è scappato via. Forse Onesimo è stato separato da te per qualche tempo perché tu possa riaverlo per sempre. Ora non accoglierlo più come uno schiavo. Egli è molto più che uno schiavo. È per te un caro fratello, è cristiano come me e come te.
E se è vero che in Cristo siamo tutti fratelli, anche lui è un fratello. La categoria sociale di appartenenza passa in secondo piano. L'essere cristiani è qualcosa che riguarda solo l'anima o riguarda la persona, con tutte le sue qualità, sia lo spirito, sia il corpo, sia la posizione sociale, eccetera? L'essere cristiano riguarda tutto l'uomo o solo un aspetto, una parte? Quindi deve riguardare tutti gli aspetti della vita o solo qualcuno? Gesù lo dice quando dice chi sono i miei fratelli. Infatti lo dice anche chi ascolta la mia parola. E lo dice a chi? Per mettere al suo posto sua madre, oltre a te, in quel momento. Ricordate, no? Abbiamo visto a suo tempo queste cose. Egli è molto più che uno schiavo, è per te un caro fratello, è carissimo a me, tanto più deve esserlo a te. Questo che Paolo rischia grosso, eh? Poteva anche dirgli, non può non esserlo anche per te, perché capisce da più, ma tanto più. Spaccare il muso, visto che è scappato, si viene a dare una bastonata tra cuo e collo. Sia come uomo, sia come credente, non solo come credente, ma anche a livello umano, riconosce che lui non è, per sé nessun uomo avrebbe il diritto di tenere altri come schiavi, altri esseri umani, perché si è tutti accomunati da essere uomini. O che è uomini di serie A, di serie B e serie C, dove quel che hai conta di più di quel che sei. E che dite? È normale, lo so, ma per un cristiano è giusto? È accettabile? Non dovrebbe essere accettabile neanche per un essere umano qualunque, è vero o no? Che appena appena è dopo il conto. Però sappiamo che poi la realtà umana è... Qui Paolo comunque va giù abbastanza pesantino.